Bene, allora andiamo sugli ultimi temi di discussione, che sono quelli più complessi. Partiamo dall'economia, toccando il lavoro naturalmente, per poi passare a legalità, istruzione e connettività. Allora, quando parliamo della finanza della Regione Lazio, è chiaro che non facciamo salti di gioia. Il conto generale dell'esercizio finanziario, l'ultimo disponibile del 2011, mostra un disavanzo di 1,8 miliardi di euro. Quindi anche qua, come sulla sanità, ci troviamo di fronte a un buco enorme che dobbiamo affrontare in maniera netta e forte. Anche perché il debito sembra che abbia raggiunto la cifra di 17 miliardi di euro. Quindi, la sanità è chiaro che è il primo punto su cui a livello strutturale bisogna intervenire in ottica economica. Perché non possiamo che questo buco di bilancio, questo deficit, aggravi ulteriormente quello che è l'efficienza del sistema sanitario nazionale e del servizio verso i cittadini. Quindi riteniamo che un approccio fondamentale sia un forte taglio della politica che sposti una serie di risorse verso l'uso invece corretto e verso una politica economica utile e corretta. Così come intendiamo passare attraverso la razionalizzazione ed eventuale dismissione e chiusura delle società controllate e partecipate della regione, le famose società in house e alcune banche di competenza regionale. In questo caso cosa facciamo? Abbiamo ampi margini di riduzione della spesa per spostare appunto guadagni sulle reali efficienze su cui dobbiamo spingere in regione. Così come anche l'assegnazione di fondi comunitari rappresenta un punto fondamentale che deve essere maggiormente controllato e indirizzato. Quindi il primo passaggio è proprio portare trasparenza in ambito interregionale e puntare sui tagli dei costi della politica, che ormai sembra uno sport nazionale anche negli altri schieramenti politici, ma noi faremo delle scelte sicuramente più forti e nette. Quindi il primo punto è atti pubblici trasparenti, vuol dire un bilancio sociale fruibile e partecipato, con l'elenco dei beni regionali, delle consulenze, dei fornitori in formato fruibile da tutti i cittadini, open data. Vuol dire implementare il decreto legislativo del 2011, il 118, che vuol dire fare un passo grosso in avanti in ottica di trasparenza amministrativa per quanto riguarda enti e società controllate e partecipate dalla regione. Il bilancio sociale è chiaro che una volta realizzato pubblicato, rappresenta un passo in avanti grosso per tutti i cittadini. Vuol dire introdurre questo bilancio sociale anche l'elenco dei certi di proprietà della regione, di tutti gli enti governati, di tutte le società controllate. Vuol dire fare un elenco delle commesse, delle prestazioni d'opera e di servizi, delle consulenze rese alla regione e ai soggetti ad essa collegati. Vuol dire fare un elenco anche degli incarichi ricoperti dal manager con indicazione degli incarichi multipli. Con trasparenza vuol dire dare un futuro diverso per la politica regionale. E poi parliamo di atti consigliari, atti legislativi partecipati. Vogliamo che i cittadini siano i primi a governare questa regione. Quindi vogliamo che i cittadini possano seguire le sedute consigliari attraverso sia emendamenti, quindi attraverso referendum partecipativi, e sia attraverso delle webcam che permettono ai cittadini di seguire quello che succede nel Consiglio regionale e in tutte le assemblee pubbliche di cui i cittadini potranno avere accesso e conoscenza. Quindi bilancio previsionale, vorremmo condividerlo con i cittadini e documentarlo nella fase precedente all'approvazione del Consiglio regionale, in modo che i cittadini possano valutarlo e introdurre anche richieste di variazioni e miglioramenti. Per quanto riguarda il fisco, proponiamo, eccolo qua, punto 3, il fisco regionale, creare un testo unico tributario. Questo perché è fondamentale semplificare gli adempimenti e razionalizzare l'impianto del sistema tributario della regione, cosa assolutamente fondamentale per le nostre aziende. Sul piattoforte abbiamo eliminazione dei rimborsi elettorali, taglio stipendi, privilegi dei politici, controllo dei conti, perché la spesa pubblica non può più permettersi una politica fatta di vantaggi, di sprechi e agevolazioni ormai non sono più giustificabili in un momento di crisi economica delle famiglie e di tutta la nazione. Quindi vogliamo controllare quelle che sono le determinazioni regionali di spesa. Vogliamo un sistema di rimborsi di spesa basati solo sulle voci di spesa effettivamente sostenute e documentate, in modo che non ci siano più spese pazze non documentate.
chiediamo il dimezzamento del compenso dei consiglieri, del presidente e della giunta regionale, cosa che noi abbiamo già deciso di fare in modo unilaterale e forse non riusciamo a fare, ma chiediamo che tutti i consiglieri, che il presidente e la giunta stessa dimezzino lo stipendio. Chiediamo che tutti rinuncino al finanziamento regionale dei gruppi consigliari. Vogliamo eliminare i vitalizi di fine mandato. Vogliamo pubblicare le dichiarazioni dei redditi e delle proprietà possedute dall'eletto, in modo che sia trasparente chi fa politica, perché la fa e che non abbia vantaggi personali durante o alla fine del proprio mandato. Per quanto riguarda i dipendenti della regione, intendiamo effettuare un'opera di qualificazione e formazione, in modo che la struttura organizzativa sia più efficiente e sia ottimizzata. Quindi difendiamo la meritocrazia, ma contrastiamo le assunzioni dissennate clientelari di personale non qualificato, cosa che in regione non deve più succedere. Quindi ogni ufficio deve provvedere ai propri compiti solo con il personale interno, quindi non più consulenze pazze, esternalizzazioni pazze, ma usiamo le risorse che abbiamo in regione, che costano sicuramente meno, e poi usiamo le buone risorse che abbiamo in regione. Le consulenze esterne saranno possibili solo per esigenze di formazione, saranno comunque ridotte al minimo necessario. La proposta è quella di diminuire il numero degli assessori, quindi degli assessorati, da 16 a 10, anche qua un risparmio enorme per aumentare l'efficienza della regione stessa. Dobbiamo eliminare il capo dipartimento come figura, che ci chiediamo tutti a cosa serva, e vogliamo introdurre il divieto di coprire incarichi multipli all'interno dell'amministrazione, perché è inutile che una persona fa troppe cose quando dovrebbe concentrarsi su una singola attività per la quale ha avuto un incarico. E poi è un punto abbastanza complicato, che è scioglimento delle società di diritto privato appartenenti alla regione, le cosiddette società in house, per affidare le loro funzioni direttamente alla regione. Vogliamo chiudere e mettere in liquidazione queste società, le cui funzioni dovranno essere ricondotte nell'ambito dell'amministrazione regionale. Attualmente il personale in esubero non è che viene licenziato o buttato fuori, ma deve essere ricollocato con la massima attenzione, tenendo conto delle competenze che ha maturato presso gli uffici regionali che subentreranno nelle funzioni sottratte appunto nei limiti previsti dal patto di stabilità. Quindi tutte le società che hanno, per così dire, un grosso impatto economico e finanziario devono essere assolutamente riviste e rivalutate. Per quanto riguarda il lavoro, o che sviluppo pratico per il lavoro, vogliamo innanzitutto che ci sia un database unico informativo con gli incentivi disponibili. Anche qua vuol dire agevolare quelle che sono le aziende e le campagne per accedere agli incentivi. Vogliamo che sia tutto in modo trasparente, sia condivisibile, sia facilmente, si può vedere in modo molto, molto semplice quali sono, cosa hanno diritto gli imprenditori e a cosa possono accedere in modo gratuito. E poi vogliamo naturalmente attuare campagne per incentivare le informazioni tra operatori del settore, così come un servizio di prima assistenza per gli imprenditori per avere informazioni di assistenza appunto per fruire a questi fondi. Vogliamo sostenere e finanziare il fondo rotativo accesso al microcredito per agevolare l'utilizzo dei confidi e lo strumento di venture capital, perché le piccole e medie imprese devono essere, siccome sono la spina dorsale del nostro sistema economico, devono essere agevolate, devono essere aiutate. Quindi rivedere l'attività dei confidi, e finanziare il già esistente fondo rotativo e appunto sostenere l'organizzazione e l'utilizzo del fondo per il sostegno al microcredito. Quindi un portale di raccolta di idee imprenditoriali in modo da facilitare quelle che sono idee innovative e sostenibili, quindi agevolare anche l'imprenditoria giovanile. I giovani devono avere accesso ai fondi regionali per tutte le buone idee di proposte possono essere sostenute dalla regione, possono essere rifiutate queste start-up con i finanziamenti della regione. E poi la regione può essere in prima linea, può essere proprio l'attore principale per elaborare il business plan e indirizzare per realizzare le proposte più attuali. La regione stessa promuove e spinge la realizzazione delle idee più interessanti. Anche qua, massima trasparenza per i finanziamenti. Questo portale che dobbiamo creare per le piccole e medie imprese deve essere creare un'agenzia regionale per lo sviluppo. È chiaro che deve essere il modo per dare trasparenza nell'uso dei finanziamenti, anche qua una cosa che deve essere assolutamente affrontata, sulla quale trasparenza deve essere al massimo livello. Le proposte sono anche quelle di ridefinire le aliquote IRAP per fondi di innovazione e occupazione, in modo da agevolare la politica industriale regionale e dare una spinta in avanti ai settori più innovativi e ad alto contenuto di occupazione. Tra le proposte c'è anche incentivare le cosiddette monete locali per venire incontro alla crisi economica, sono esperienze
molto interessanti che devono essere approfondite e valutate. Per quanto riguarda i finanziamenti per università e centri di ricerca, è chiaro che anche qua dobbiamo fare in modo che non ci sia una semplificazione, un snellimento normativo, in modo che le università e gli enti di ricerca possano accedere a questi finanziamenti ed essere finalmente aiutate e agevolate. E poi creare una rete fra regioni, imprese, università e enti di ricerca per favorire finalmente lo sviluppo di piani industriali e territoriali. Quando creiamo questa rete fra attori, regioni, imprese, università, è chiaro che diamo una spinta a tutta l'economia, a tutto lo sviluppo della regione. Fra altre proposte, abbiamo anche stimolare la diffusione di iniziative tradizionali artigianali e la compensazione territoriale e settoriale tra lavoratori. Un aspetto importante è rifinanziare la legge regionale sul reddito minimo garantito, anche questa è una spinta grossa allo sviluppo e all'occupazione. Poi molto velocemente, turismo e cultura, eccoci qua. Allora, puntare sul turismo sostenibile come spinta per lo sviluppo delle tutte le province del Lazio, semplificare l'ordine degli enti turistici, ci sono livelli diversi di organizzazione turistica, c'è la regione, c'è la provincia, c'è il comune, noi vogliamo ci sia una competenza in modo che sia riorganizzato in ottica unica e a livello regionale. Vogliamo rivitalizzare i borghi storici, quindi itinerari turistici, parlando anche di agevolare quelli che sono gli alberghi diffusi e gli agriturismi, quindi una rete di campeggi municipali in modo da stimolare il turismo itinerante sul territorio. Un passo fondamentale è non perdere l'esperienza che arriva in Cinecittà, che si inserisce nell'agenda cultura e torna ad essere un luogo importante, un centro di produzione importante anche nell'ottica di turismo, di visite che attualmente non è possibile neanche effettuare. Tutto per favorire i flussi da altre regioni, altri paesi, per spingere verso una maggiore utilizzo di, per così dire, turismo a livello di regione. Okay, ma vado molto velocemente perché siamo veramente con i tempi molto stretti, legalità, anche qua un forte approccio al recupero della legalità nella nostra regione, che forse ci siamo un po' dimenticati negli ultimi anni, quindi ritornare ai sani principi di legalità e giustizia. In lotta alla corruzione ho accennato molto, molto prima su questo, e fare in modo che gli amministratori cittadini prendano la legalità come, diciamo, faro nella guida dell'attività istituzionale, ma anche della vita di tutti i giorni. Le proposte sono legalità ai cittadini, avvieremo una commissione di verifica sulla precedente gestione della regione, apriamo qua un calderone, affinché di verificare eventuali irregolarità e costituirsi parte lesa nelle opportune sedi legali contro chiunque venga riconosciuto colpevole di negligenza o sospettato di corruzione. Quindi chi sbaglia paga, sia adesso che sia prima. Quindi i danni fatti ai beni comuni saranno recuperati, le somme saranno recuperate e risarcite e saranno utilizzate per attività sociali di risanamento del bene danneggiato. Quindi chi ha rubato, insomma, restituirà i soldi. Contro la corruzione intendiamo effettuare prevedere delle norme molto rigide per disciplinare il conflitto di interesse per amministratori e funzionari nei propri ruoli, quindi terminare proprio la logica del conflitto di interesse. E attualmente passare da un forte contrasto alla criminalità organizzata. Sappiamo che praticamente dappertutto la criminalità organizzata, a livello anche di pubblica amministrazione, e questo danneggia tutti i cittadini. Quindi chiederemo ai partecipanti delle gare di appalto che siano pubblicati tutti i documenti riguardo le provenienze dei capitali che dovranno essere impiegati, quindi massima trasparenza anche su come gli appalti verranno effettuati. E quindi basta ricevere denaro sporco tramite appalti e gare di appalti. Creeremo un osservatorio sugli appalti, quindi monitorando i contraenti degli appalti, verificando che i soldi non rientrino più nelle stesse tasche, ma siano anche distribuiti fra diverse aziende, per non per avvantaggiare sempre le solite e dare a tutte così tanto, diciamo, di avere accesso agli appalti in modo trasparente e onesto. E poi naturalmente faremo delle integrazioni sul piano legalità e sicurezza per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Tra le proposte c'è anche passare dalla cultura dell'emergenza alla cultura della prevenzione, quindi una legge regionale che riveda il piano di protezione civile, ponendo l'attenzione sui rischi sismologici, idrici e di rischio idrogeologico. Quindi faremo un censimento di tutte le risorse che abbiamo in ottica di andare oltre l'emergenza, cioè prima che il problema possa capitare abbiamo già idea chiara di quali sono le zone a rischio e come intervenire. E poi ottimizzare le polizie locali in modo che i comuni si possano consorziare tra di loro
per facilitare la gestione della polizia locale in ottica proprio di aumentare la sicurezza per il cittadino, così come anche un servizio unico per assicurare gli appalti sui materiali e sui mezzi, anche in ottica di risparmio dei costi. Chiaro, se le polizie si mettono d'accordo fra comuni, risparmiamo costi e diamo servizi migliori. E poi è fondamentale l'educazione alla legalità nelle scuole, soprattutto nei istituti secondari, per educare i nostri ragazzi all'educazione civica e stradale. Vado molto velocemente, istruzione, anche qua molto molto importante. La logica è quella di riconquistare la gorà, quindi ritornare sulle piazze, di dare finalmente una prospettiva di comunità, di senso civico, e andare oltre quello che è stata in questi anni la logica dell'individualismo e della mancanza di spazi per incontrarci e per vivere. Infatti lo scopo è proprio quello di ricostruire la comunità, uscire di casa e battere queste forme ormai di individualismo televisivo, mentre vogliamo ritornare a essere a essere vivi nelle nostre città. Il primo passo è istruzione e ricerca, quindi nella scuola nessuno deve stare indietro. Una logica di approccio preventivo ai problemi. Quindi quando un nostro ragazzo ha un problema di apprendimento, vogliamo che siano dei tutor che possano immediatamente aiutarlo, in ottica proprio di prevenire di eventuali difficoltà che poi vanno a finire nella patologia, quindi nell'ottica della gestione sanitaria. Questi tutor opereranno in orario extrascolastico a titolo gratuito, nel caso degli universitari potranno anche essere utili per ottenere crediti formativi. Quindi molto interessante questo approccio diverso di aiuto, tornare proprio al mutuo aiuto fra le persone. Sugli asili nido intendiamo anche qua rivedere quelle che sono le logiche drammatiche a cui ci troviamo oggi, cioè che una sola educatrice rimanga con 12 bambini. Anche qua tornare a contenere le rette per gli asili, rivedere i rapporti numerici fra educatore e bambino e poi andare nell'ottica, nella direzione di politica di sostegno della famiglia e delle madri che lavorano. Molto veloce anche incentivare polarità delle proposte formative nella scuola pubblica. Vuol dire favorire la conoscenza delle altre culture, favorire tutte quelle che sono le altre culture di cui ormai diciamo viviamo in modo massiccio sul nostro territorio, per favorire un'integrazione sana e costruttiva fra cittadini provenienti da paesi o culture o esperienze diverse. Per poi puntare anche sulla qualità della vita, intendiamo, siccome abbiamo competenze regionali, anche introdurre nei curriculum scolastici che sono educazione civica, educazione ambientale, alimentare e domestica, educazione alla tolleranza, molto importante, educazione alla musica, educazione al teatro, quindi aumentare la proposta formativa con finalmente forme di educazione un pochino più ampie. Devo passare anche i corsi di formazione tecnica e professionale, recuperando corsi di sviluppo dei mestieri che sono magari passati in minore attenzione negli ultimi anni, per cui tecnologie ecologiche, turistico, enogastronomiche, cinema, teatro, cultura biologica, quindi anche innovazione nella proposta formativa. Spingere anche su corsi post diploma nella scuola superiore, corsi per disoccupati e corsi per corsi serali. Riguardo il diritto alla tutela dello studio, anche qua proposta molto interessante sul diritto all'alloggio, allo studio e fuori sede, quindi in ottica di aiutare gli studenti universitari che hanno difficoltà negli spostamenti, sono fuori sede. Vogliamo che le università possano tutelare e sviluppare le migliori idee creative, appunto che ho accennato prima, la creazione di questi spin-off che la regione può agevolare e finanziare. Vogliamo evitare che altri cervelli vadano fuori dall'Italia, ormai siamo in questa emorragia continua dei nostri giovani che vanno fuori dall'Italia per cui non hanno prospettive. Vogliamo fare delle politiche che permettano a questi giovani di tornare e sviluppare qui il loro futuro e avere accesso anche a agevolazioni e facilitazioni che gli permettano di crescere e studiare in Italia attraverso varie proposte che poi vedremo in dettaglio. Riguardo la cultura, le proposte di cittadini sono quelle di rivedere anche il dimensionamento scolastico, dando finanziamento e fondi per la scuola pubblica, che deve essere innanzitutto una priorità e una garanzia di crescita della nostra regione, attraverso anche politiche diverse, per cui portare per esempio pratiche sportive a scuola, fare proposte per offerta formativa in ottica di miglioramento e di integrazione. Parlo per esempio di corsi insegnanti che siano valutati anche dal corpo studentesco, gli studenti devono essere in grado di valutare il proprio corpo scolastico e effettuare, migliorare la qualità e il merito dei propri insegnanti, dei propri docenti.
così come possiamo anche fare finanziamenti regionali sulla ricerca scientifica. Quindi sono termini come regione tutta una serie di proposte per migliorare la ricerca scientifica e l'utilizzo dei fondi che possiamo destinare a corsi in ambito universitario. E un punto fondamentale è mettere i tetti massimi alla rete annuale delle università della regione, anche qua per finalmente dare un freno alle rette annuali. Riguardo alla cultura, ecco, siamo passati all'educazione permanente, in modo che sia l'università un faro, diciamo, guida per diffondere l'educazione ad ogni livello. Abbiamo esempi molto interessanti come l'università della terza età, in modo che l'educazione continui anche dopo la classica, diciamo, periodo universitario, possa andare oltre anche per tutta la vita di una persona. Vogliamo incoraggiare le biblioteche, dando più spazio, più tempo, più cataloghi, più, insomma, finanziare in modo che sia veramente uno spazio, un luogo di incontro e di sviluppo culturale. Il nostro impegno sarà quello di reperire maggiori finanziamenti europei per la cultura, in modo da spingere la cultura come appunto tutela e conservazione dei nostri beni culturali, ma anche del nostro territorio. Vado molto veloce, un accenno velocissimo, allora, l'aspetto fondamentale è anche intervenire come regione, promuovendo e creando una carta dei diritti e dei doveri degli amici animali, perché abbiamo dei diritti, come per esempio possiamo introdurre il divieto di spettacoli circensi sul territorio del Lazio, quando questi spettacoli hanno come protagonista gli animali e siano sfruttino davvero in ogni modo gli animali domestici e selvatici. In questa carta dei diritti e doveri degli animali vogliamo dire chiaramente stop alla dissezione, le sperimentazioni, la commercializzazione delle specie protette, quindi tutte quelle pratiche crudeli di gestione degli animali, anche legate all'abbandono e all'utilizzo di aree attrezzate nelle nostre città, in modo che non ci siano più pratiche di abbandono di animali oppure di utilizzo improprio di queste aree, come sapete magari sono utilizzate male dai cittadini stessi. Poi come doveri anche attenzione alle razze venne pericolose, avvistamento per cani, miglioramento dell'igiene nelle zone pubbliche e aree verdi urbane. Riguardo la cultura, l'ultimo aspetto molto interessante, una legge regionale per defiscalizzare i locali e le organizzazioni per la musica live. In questo vuol dire dare una mano proprio ai locali organizzatori che punterebbero sull'offerta dei giovani, i giovani emergenti, incentivano sia i locali e le organizzazioni ma anche i gruppi stessi. Questo permette anche di ampliare l'offerta disponibile sul territorio per il tempo libero e attualmente vuol dire far lavorare, incentivare incentivi economici per i giovani che fanno musica live. Per andare poi sul tema specifico delle politiche giovanili, i giovani sappiamo, lo ribadirò sempre, sono una risorsa, devono essere una speranza per il nostro futuro. Questo vuol dire puntare sul Consiglio Regionale dei Giovani, in modo che sia una struttura che possa lavorare a tutti gli effetti nella Regione Lazio, e tutte le iniziative che riguardano i giovani che vengono discusse da questo Consiglio Regionale dei Giovani devono essere direttamente inserite nella discussione del Consiglio Regionale, che deve tenerne conto e deve valutare come se fosse un governo ombra da parte dei giovani della nostra regione. Vogliamo, molto importante, poi sono state molte osservazioni su questo in cui abbiamo partecipato, sviluppare i centri per i giovani, quindi usare strutture pubbliche esistenti non utilizzate per dare ai giovani e garantire che siano spazi di aggregazione, di incontro e di sviluppo gratuito per i giovani, quindi sale prova per fare musica, spazi lettura, spazi per fare corsi gratuiti, spazi studio. I centri per i giovani saranno nel nostro programma come impegno a estendere questi luoghi di aggregazione. Per poi passare a libri in libertà, quindi modelli inglesi di book crossing, per esempio, in cui si può diffondere cultura a costo zero solo facendo scambio di libri e pratiche di influenza reciproca culturale. E poi possiamo come regione anche sostenere possibilità occupazionali nello spettacolo, quindi scenografi, falegnami, elettricisti. Possiamo creare come regione un fondo per sostenere le eccellenze in chiave proprio di professione dello spettacolo, cosa che fino ad oggi non è stata in realtà finanziata e sostenuta. Lo spettacolo è sempre stato un settore dove non c'è mai stato un finanziamento chiaro, diretto di sviluppo. Potrebbe essere utile per anche creare nuovo indotto e nuova occupazione.
e poi incoraggiare anche i giovani a intraprendere attività in proprio con formazione e diciamo, incoraggiamenti economici. Quindi per i giovani c'è sicuramente possibilità di intervenire anche con finanziamenti in modo molto diretto da parte della regione. Chiudiamo sul tema connettività, che significa dare accesso alla rete a tutti i cittadini del Lazio, considerando internet come bene collettivo, come bene pubblico, comune e a livello degli altri beni a cui siamo abituati. Quindi quando parliamo di internet parliamo di un luogo a cui i cittadini possono avere il diritto di accesso, sia per garantire la partecipazione diretta nella vita della regione, ma sia per accedere a tecnologie che permettono di utilizzare al meglio le risorse sia verso la regione, ma anche verso la sanità, verso i trasporti, verso il turismo, e adesso vi faccio qualche piccolo esempio. Allora, quando parliamo di internet bene comune ci riferiamo a accesso alla rete wifi gratuito per tutti i cittadini. Quindi la regione può essere efficiente, può essere lo strumento che dà servizi digitali ai cittadini. Tramite la rete possiamo tagliare ulteriormente, tagliare in maniera anche fortissima, quello che è l'accesso del cittadino ai servizi della regione. Quindi possiamo partire da una mappatura dell'esistente, identificare le aree che hanno una maggiore priorità per implementare wifi pubblico e gratuito, per esempio scuole, parchi, centri di relazione giovanile, in modo che il wifi diventi una risorsa per ogni cittadino, soprattutto per i giovani. Vogliamo ridurre il divario digitale, sono alcune zone del Lazio che non sono neanche raggiunte dalla banda larga o hanno un accesso alla rete molto bassa. Abbiamo un decreto sviluppo 2.0 in cui c'è un investimento di 750 milioni di euro per abbattere il digital divide, quindi creare un'infrastruttura di rete che venga incontro al divario digitale, ridurre il divario digitale. Quindi abbiamo già dei soldi che sono stati stanziati, vogliamo diciamo, capire bene come si può intervenire e andare incontro a questo investimento. Anche perché alcune aziende, alcune zone del Lazio sono proprio degradate, per così dire, sono rallentate come sviluppo per mancato accesso della rete. Vi ho già accennato alla web del Consiglio regionale. Vogliamo che la rete sia il modo per cui i cittadini possano entrare direttamente sulla regione e possano partecipare alle scelte della regione. Vuol dire rivedere anche come il sito della Regione Lazio è fatto per dare più documenti, più informazioni ai cittadini e che partiamo dal bilancio regionale stesso. Vogliamo aprire canali diretti perché il cittadino possa interagire con la regione, possa anche introdurre proposte, osservazioni, queste osservazioni possano andare direttamente al Consiglio regionale il punto a cui tengo di più è proprio attivare strumenti di democrazia digitale per la partecipazione diretta dei cittadini. Vuol dire che il cittadino può avere modo di addirittura creare delle leggi in modalità crowdsourcing, vuol dire in modalità aperta e partecipata, per cui possiamo addirittura attraverso la rete possiamo implementare strumenti che permettono a ogni persona di portare una proposta di legge in Consiglio regionale e attraverso attualmente raccolta firme eccetera, vedere questa proposta di legge portata e attuata nel nostro Consiglio regionale. Un passaggio fondamentale è implementare la dottrina Open Government e Open Data. Vuol dire che la regione può implementare standard tecnologici internazionali perché i documenti siano costruiti in modalità aperta, attraverso strumenti non più proprietari, attraverso strumenti che garantiscano che i dati sono fruibili e leggibili da parte dei cittadini attraverso ogni strumento informatico, non più strumenti proprietari o non compatibili. E poi la dottrina governo aperto vuol dire che i cittadini sono attivi appunto anche nella fase di progettazione dei servizi, e non solo vedere cosa la regione fa, ma anche partecipare direttamente alla costruzione dei servizi stessi della regione e della progettazione. Gli ultimi punti. Allora, vorremmo favorire l'utilizzo di software gratuito aperto in tutta la pubblica amministrazione. Questo vuol dire creare un osservatorio regionale del software libero, in modo che velociteremo il passaggio, soluzioni non proprietarie, soluzioni aperte. Questo vuol dire lavorare strettamente con i settori informatici della regione, quelli che esistono già, e fare un censimento attuale di cosa la regione sta facendo in ottica di servizi, applicazioni, infrastruttura web, hardware, software, e poi come fare una revisione progettuale per estendere queste variazioni verso software aperti e poter migrare tutti i dati verso soluzioni, diciamo, open source e partecipate ai cittadini. In questo modo avremo vantaggi economici e gestionali. E poi implementare queste risorse in base a queste soluzioni in base alle risorse disponibili. Parliamo anche di tecnologie e servizi per il cittadino verso città intelligenti.
di una tecnologia ormai che è alla portata di tutti. Vogliamo creare la condivisione di infrastrutture e connettività da parte di privati in forma associativa o cooperativa. Ci sono soluzioni come Rete Mesh in cui i cittadini possono addirittura diventare proprietari stessi della rete, o la regione stessa potrebbe diventare proprietaria dell'infrastruttura di rete, in modo da garantire che la rete diventi un cittadino, scusate, diventi un vantaggio per il cittadino e si abbattano addirittura i costi dell'accesso alla rete. In ottica appunto di smart city, in cui la regione stessa e i servizi territoriali diventano a vantaggio utilizzo del cittadino tramite tutti i dispositivi di moderna generazione come smartphone e tablet, per cui posso pagare i servizi direttamente tramite il mio cellulare, posso diciamo, accedere all'insegnamento via internet, posso utilizzare l'infrastruttura della regione per avere accesso al traffico, ai dati ambientali, all'allarmamento, sorveglianza, quindi città intelligenti in cui il cittadino possa interagire direttamente con la rete e con la regione. E poi parliamo sia di sanità digitale che sia di scuola digitale, vuol dire utilizzare alcuni programmi come Carta Nazionale dei Servizi, in modo che, come accennavo all'inizio, sulla nostra testa Tascardia ci siano tutti i dati della mia cartella sanitaria. In quest'ottica posso parlare di telemedicina, quindi trasmettere a distanza informazioni del paziente stesso, in modo che la struttura sanitaria abbia accesso subito ai miei dati e possa lavorare in modo ancora più efficiente e diretto attraverso la gestione del caso sanitario, evitando anche spostamenti fisici. Parliamo di telecardiologie, parliamo di soluzioni come telemonitoraggio cardiaco, parliamo di teledidattica, videochirurgia, quindi tutte soluzioni moderne di utilizzo di tecnologia anche per l'ambito sanitario, con naturalmente vantaggio per i cittadini, vantaggio anche nei costi. La scuola, anche qua, vogliamo avviare progetti pilota per la digitalizzazione della scuola. Anche qua perché adesso è uscita una legge, credo ieri o l'altro ieri, in cui saremo costretti ogni anno a rivedere, a comprare libri in continuazione ogni anno con una spesa altissima per le famiglie. Qui ce ne facciamo la scelta opposta, vogliamo che le persone abbiano strumenti didattici informatici, quindi armadi interattive, multimediali, tablet per gli alunni, e che i libri siano in formato elettronico, tutto per venire incontro all'utilizzo della tecnologia in ambito scolastico e ridurre le spese per le famiglie. E poi con l'attività può essere anche il servizio del turismo. Pensa a un turista che arriva in Italia, la regione dà un servizio gratuito in cui può avere di fronte a un monumento direttamente il nome del monumento, quali sono gli orari del museo, come si fa per prenotare online il biglietto, acquistarlo online, può avere una guida con tutti i servizi della regione, può avere accesso non so, alla guida turistica della zona, può avere accesso ai dati di come muoversi fra un servizio e l'altro della regione, dove trova punti di bike sharing. Quindi la tecnologia può essere applicata al turismo in modo molto semplice e gratuito, proprio a vantaggio della promozione turistica, in modo anche di spostare il turismo non solo su Roma, ma anche su tutte le province del Lazio. Quindi la connettività rappresenta una risorsa che abbiamo quasi a costo zero, che possiamo usare per vantaggi in tanti settori. Questo è il programma completo, sono stato troppo lungo, ma trovate poi nel programma dettagliato scaricabile dal sito internet tutte le informazioni specifiche. Ci tengo a dire che il programma 5 Stelle per la Regione Lazio in questo momento è valutato da professionisti ed esperti, quindi è vero che è stato sviluppato da cittadini con tante competenze, ma in questo momento come realizzarlo, dove trovare i fondi, come i tempi anche di realizzazione, abbiamo competenze, abbiamo contatti con esperti, docenti universitari, eccetera, che ci stanno aiutando proprio a capire come realizzarlo fin dal primo giorno, partendo dalle proposte a costo zero, per proposte un pochino più a lungo termine, in cui saranno necessari più fondi e naturalmente più sforzo anche organizzativo e finanziario. Questo qua è un lavoro che non si completa oggi, è un lavoro work in progress, quindi sempre aperto. Stiamo raccogliendo anche oggi commenti, suggerimenti, e questo programma nei prossimi 5 anni sarà sempre modificato perché le esigenze cambieranno, avremo nuove probabilmente problemi, emergenze, difficoltà. È un programma che negli anni integreremo e miglioreremo di volta in volta. Chiudo dicendo che mancano 25 giorni, siamo pronti anche noi al Boom nel Lazio, ci aspettiamo di consegnare
dato un minuto. Chi volesse fare delle domande mi può dare il suo nome, dopodiché uno alla volta, in ordine con cui vi siete segnati per fare le domande, vi avvicinate e le fate col microfono direttamente. Grazie. Intanto invito i candidati regionali a venire con me da questa parte del tavolo, così vedete che non sono solo io ma un gruppo molto, molto ampio a partecipare. Bellissima presentazione dei nostri candidati, così sapete bene chi sono, cosa fanno e saranno con me il consiglio regionale per questa persona. In ordine alfabetico. Marco Agostini, imprenditore, basta. Passiamo alla quinta. Passiamo alla cinque. Campanella Davide, io sono infermiera, lavoro nell'ambito della sanità, da 20 anni faccio l'infermiera, quindi io vivo, ho vissuto insomma in mezzo a spesso a una buona sanità e anche una mala sanità. E niente, sono un cittadino, ovviamente sono incensurato, come tutti noi. E Paolo Morrigone, sono avvocato, anch'io conosco bene i problemi della giustizia, anzi della mala giustizia, e speriamo di migliorare la burocrazia che esiste all'interno della regione e un po' ovunque. Grazie. Valentina Corrado, 26 anni, sono laureata in giurisprudenza. Vengo da Pomezia e anche io candidata alla regione come tutte le queste belle persone più accanto a me. E che dire, arriverete a casa stanchi, stremati, ci si chiudono gli occhi, però che soddisfazione andare a letto sapendo di aver fatto qualcosa di utile per tutti. Sono Andrea Quirino, ingegnere, già professore incaricato alla Facoltà di Agricoltura della Sapienza di Roma e sono qui a la mia competenza di tecnico a favore di Gianluca Perilli, anch'io avvocato, sono due, credo che ce l'abbiamo altri, lei è una prossima avvocato, però in regione in realtà la competenza, come sapete, delle legislative è importante perché si dovrebbero barare parecchie leggi in favore dei cittadini. Ciao a tutti, io sono Veronica Mamì, 25 anni, e sono una candidata più giovane e mi sono laureata l'anno scorso in psicologia e sto finendo il tirocinio post laurea al Policlinico Tor Vergata. Spero di dare anch'io il mio contributo per questo meraviglioso progetto. Ciao a tutti. Salve, sono Nicoletta Febraro, matematica ed esperta di sistemi informativi. Giusi Campo, mi occupo di editoria scientifica e in precedenza ho lavorato 15 anni in una biblioteca universitaria, quindi chiaramente credo molto nell'istruzione, credo nell'innovazione, credo nella conoscenza e nella competenza e questa è la base per avanzare. Buonasera a tutti, io sono Silvana De Nicolò, sono un analista di mercato, speriamo che tutti i numeri della Regione Lazio prima o poi vadano a posto. Ciao, sono Alessandro De Nicolò, ho 33 anni, vengo da Anzio, provincia di Roma, sono libero professionista e volevo soltanto complimentarmi con tutti quanti, sia gli attivisti del Movimento 5 Stelle che con i cittadini che hanno partecipato a questa grande vittoria che è già un programma partecipato.
Massimo Marinelli, buonasera. Roma, imprenditore nel settore dei servizi, dopo vent'anni di multinazionale con incarichi di responsabilità, provo a portare la mia esperienza nel campo delle piccole e medie imprese e dell'economia in questo movimento. Grazie. Buonasera a tutti, Alberto Ilaria, 40 anni, sono un impiegato nel settore dei trasporti e anche qui io cercherò di dare il mio contributo, il mio umile contributo a questa causa che è di tutti quanti. Buonasera. Sono Virginia Paglione, vengo da Rieti, ho lavorato nell'Agenzia per la tutela dell'ambiente, ora lavoro da tanti anni alla ASL e spero che mi diate una mano a risollevare la situazione soprattutto sanitaria, ma anche per quel che riguarda l'occupazione dei giovani, perché ho due figli disoccupati. Massimo Lanza di Roma, sono il più anziano tra tutti i candidati. Sono un artista, mi occupo del Salone d'Opere d'Arte, mi interessa molto le strategie di rete, mi sono occupato nel movimento di alcune cose riguardanti proprio la comunicazione, progetti tanti, speriamo di poter riuscire a realizzare il movimento, grazie. Buonasera a tutti, Dante Santacroce, romano, 25 anni di attività nel settore immobiliare. E proviamo a portare una parte di queste competenze in regione, ma soprattutto proviamo a impegnarci seriamente, puntualmente, per risollevare le questioni, le sorti di questa regione che è un pochino, diciamo così, disastrata da un punto di vista economico. Grazie. Buonasera a tutti, sono Gaia Giannarella della provincia di Latina, Latina in particolare, ho 33 anni, laureata in lingue, faccio la traduttrice adattatrice. Naturalmente per le mie competenze di studio e di lavoro la mia attenzione è soprattutto verso la cultura, le politiche giovanili, ma considerando che veniamo dalla provincia vogliamo comunque anche dare l'accento alle problematiche del territorio, perché spesso sono molto invischiate e difficili da risolvere. Grazie. Buonasera a tutti, Fabio Massimo Castaldo, 27 anni, della provincia di Roma, sono laureato in giurisprudenza italiana e francese e avendo avuto un'importante esperienza di studio all'estero, essendo anche molto giovane, sono qui per mettermi al servizio insomma, dei nostri neolaureati, tutti i nostri giovani studenti, per lottare e fare in modo che abbiano tutti quanti la speranza di trovare un buon lavoro in Italia e per far entrare i nostri cervelli, le loro competenze e arricchire il nostro paese. Grazie. Buonasera a tutti, sono Matteo di Latina e volevo ringraziare tutti i tavoli che hanno lavorato a questo programma che è uscito bellissimo e a tutti i cittadini. A tutti i cittadini che hanno partecipato mandando centinaia, credo oltre 1000 idee proposte sul sito e che hanno aiutato sicuramente a contribuire al programma e credo che già questa sia l'inizio della rivoluzione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Laura Vallucci, candidata alla regione per la circoscrizione di Latina e sono residente a Gaeta. E sono un'impiegata amministrativa, e sono anche sposata e ho due bambini. Mi interessano molto le politiche sulla famiglia e sulla scuola perché le vivo ogni giorno, diciamo, sulla mia pelle, quindi posso dare il mio contributo. E spero di, insieme a tutto il gruppo, di riuscire veramente a fare finalmente il cambiamento di cui il nostro paese ha bisogno, la nostra regione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Ferraiuolo, 33 anni, dalla provincia di Latina. Io sono laureato in economia e commercio, ma mi occupo di informatica. Ho dato il mio contributo efficacemente nel gruppo Connettività e darò sicuramente in questo settore contributo se entrerò in regione, ma anche da libero cittadino. Spero che siano sempre di più le persone che si avvicinano da liberi cittadini e diano il proprio contributo a questo movimento. Grazie. Salve a tutti, sono Ilaria Fontana, da Frosinone, ho 28 anni, sono laureata in biologia e mi sto specializzando sempre in biologia e evoluzione umana.
che dire, sono orgogliosa di far parte di questo gruppo, che poi siamo solo i rappresentanti dei cittadini tra i cittadini. E poi la cosa che mi rende ancora più orgogliosa e felice è che credo che stiamo scrivendo la storia e neanche ce ne stiamo rendendo conto. Grazie. Ciao a tutti, io sono Elena Segneri, anch'io candidata dalla regione per la provincia di Frosinone insieme a Ilario, e ho 31 anni e sono contentissima di far parte del movimento, perché è una grande opportunità per tutti noi ma anche per tutti voi, quindi sosteneteci, insomma, grazie a tutti. Ciao a tutti, volevo ricordare il primo obiettivo, quello che è capace, quello che sarà capace di realizzare ogni nostro obiettivo: riportare ogni cittadino da rifiuto a risorsa. Grazie. Si chiama Pietro Calabrese. Ciao a tutti, Giampiero Codarino, lavoro da 12 anni nel campo dell'innovazione tecnologica e questo deve essere uno degli ambiti, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, perché purtroppo siamo rimasti a 20 anni fa con l'innovazione tecnologica e sarà l'unico motore secondo me per poter far ripartire questa nazione, perché può portare veramente tanti posti di lavoro. Basta. Questa è la nostra scuola e sono bellissima. Strategica e democrazia partecipativa e credo che questa volta facciamo proprio boom. Qualche domanda sul programma, sui candidati? Sono due domande. Silvio Davarico, il primo. Sì, ciao a tutti, sono un po' in conflitto di interesse perché oltre ad essere qui come giornalista sono anche, diciamo, uno che lo trovate sul sito 5 Stelle, perché queste denunce le faccio da 12 anni. Fare queste denunce a partire da Rete Roma mi è costato carissimo, mi è costato te da 12 anni intorno, perché l'informazione qua è un monopolio assoluto delle forze imprenditoriali alle quali spero voi sarete capaci di non soggiacere. E l'altra cosa che dico è che mi auguro che sono a completa disposizione, come voi tutti lo sapete, insomma, ho visto dei volti veramente belli e puliti e spero che voi siate capaci di tenere duro a tutte quelle tentazioni che hanno coinvolto altre persone che apparentemente 12 anni fa, 13 anni fa erano pulite e invece così non è stato. E ora, l'ultima cosa, e concludo la domanda richiesta, è quella di appunto essere presenti sul territorio ad ascoltare i problemi e i drammi dei cittadini. Abbiamo quartieri senza le scuole, perché al posto delle scuole hanno fatto i centri commerciali. Abbiamo quartieri senza servizi, noi abbiamo fatto un altro programma molto bello con le due che si chiama Cerca Casa Bambuccione. Abbiamo un'emergenza abitativa che coinvolge a Roma 50-60 mila persone soltanto a Roma. Abbiamo al contrario una furia cementificatrice, e ben ho colto la proposta del programma di vincolare, di fermarsi un attimo con questa furia. Abbiamo l'articolo 9, abbiamo una Repubblica che è fondata non sul lavoro ma sulla raccomandazione, e questa cosa deve finire, perché chi ha parlato dei cervelli in fuga all'estero ha detto una cosa giustissima. E abbiamo un articolo 9 della Costituzione, un articolo che tutela il diritto alla casa, non ci sta l'articolo 9 della Costituzione che tutela il paesaggio che non viene applicato. Su questo posso avere un impegno serio e concreto che si farà finalmente qualcosa di diverso, che non vedo da 12-15 anni che faccio questa attività. Grazie. La domanda è che non si risponde. Si incorre.
sono Piero Arabese, sono quello di prima che ha venuto il nome. Allora, innanzitutto grazie a Silvio perché veramente è una persona che si è impegnata di più. La risposta è automatica, cioè non abbiamo alternative, abbiamo detto anche l'altro giorno alla cura, la nostra cura che abbiamo fatto a Montecitorio. Non, è un automatismo, noi entriamo tutti e grazie alla partecipazione e alla pressione degli altri che stanno tutti quanti intorno faremo quello che non si è mai fatto. Non abbiamo alternative. Marino Lorenzetti. Buonasera, io sono la prima volta che partecipo alla vostra riunione perché sono venuto qui per il a fare un alpinaggio e quindi ero curioso di conoscere il programma. Sembra un programma molto, molto bello da quello che penso io. Volevo dare un suggerimento se era possibile che se qualche riuscita a vincere andata alla regione di tenere in considerazione il piccolissimo commercio. Piccolissimo commercio da Roma, però sicuramente nel mercato 140 mercati regionali che oggi stanno muovendo tutti quanti, muovono dalla mattina alla sera, dove la grande distribuzione che è sempre avvantaggiata con megastrutture che vengono aperte venga fermata, perché sennò sarebbe la distribuzione della città. Per rispondere a questa domanda interessantissima, io vorrei riportare il livello del programma, di quello che abbiamo fatto tutti quanti, a dei concetti fondamentali. Allora, uno di questi concetti, di queste filosofie che sta dietro questa visione, che sta dietro questo programma, è quello di passare, trasformare, modificare il modello di sviluppo da centralizzato, quindi basato su grosse strutture, quindi per quanto riguarda il commercio, pensate ai centri commerciali per esempio, a un modello distribuito, no? Fatto di unità più piccole diffuse sul territorio. Questo vale a tutti i livelli e sicuramente vale a livello commerciale, perché se noi riuscissimo gradualmente a riandare a un modello diffuso che parte dai municipi, dai borghi, dai paesi, dalle cittadine, dove ogni unità territoriale ha una sua centrale per la trasformazione dei rifiuti, una sua centrale per l'approvvigionamento energetico, ha una sua unità territoriale per quanto riguarda i servizi sanitari e ha un suo centro commerciale fatto di botteghe, artigiani, negozi che vendono prodotti a chilometro zero che si sono approvvigionati dalle campagne circostanti. Allora noi creiamo un modello economico diverso. Questo ovviamente non è che lo si possa fare in un mese, però in 5 anni sì, per esempio, si potrebbe fare assolutamente, ci sono degli studi che lo dicono questo. Quindi questo discorso del piccolo commercio è assolutamente un qualcosa in linea con quello che noi abbiamo in testa come sogno, ma anche come possibilità, perché rilancerebbe l'economia su una scala più diffusa sul territorio, dove diciamo, i prodotti a basso costo che arrivano magari da altri emisferi, che viaggiano per tutto il globo creando anche inquinamento e arrivano da economie dove c'è ovviamente un'industrializzazione selvaggia eccetera, allora noi lì avremo veramente possibilità di concorrere, competere con quei prodotti, perché ci sarebbe la qualità, ci sarebbe il rispetto ovviamente dello standard territoriale, ecologico, caratteristico eccetera, e darebbe lavoro a gente delle nostre terre, dei nostri municipi, delle nostre città. Assolutamente sì. Marco Perardi. Allora, io sento molto parlare anche dai partiti politici dei diritti sul lavoro dei giovani, come se sente parlare ovunque, ma ci siamo dimenticati che c'è una fetta di over 40 che sono quelle persone che hanno superato i 40 anni, sono anche professionisti che hanno perso il lavoro. Nessuno ne parla, è qualcosa di sommerso. Vorrei sapere che cosa intende fare il Movimento 5 Stelle per aiutare
queste persone che sono anche professionisti, che gli è rimasto solo di tornarsene dove erano prima, sottoscritto è uno di quelli, io lavoravo in Inghilterra, sono costretto probabilmente a tornare in Inghilterra perché in Italia non si trova lavoro, non ti vogliono, ti dicono sei troppo anziano, oppure non ti vogliamo perché costi troppo, perché hai famiglia. Questa cosa è veramente inaccettabile, perché i giovani costano meno. Sì, forse questa è la domanda più difficile, infatti non rispondo io. No, no, è il modello di lavoro delle multinazionali, è il modello di lavoro sempre basato sui ragazzi. Sì, no, volevo solo dire, la competenza sul lavoro è comunque di ambito nazionale, quindi come regione possiamo intervenire solo su, in realtà, piccoli contesti sui diritti del lavoro, possiamo intervenire sui corsi di formazione, sul sviluppo di pratiche, diciamo, di incentivazioni di imprese di territorio. Anche giovanile. La formazione nei momenti in cui si è fermo. Sulla formazione non si fa nulla, siamo completamente fermi. Una volta che sei fuori dal lavoro, sei fuori e basta, non ti vede più nessuno. Invece bisogna intervenire con la formazione. Scusa, siccome sulla formazione professionale io ho partecipato a questo tavolo, allora, che è una competenza regionale. Esatto. Allora, io sono andata a studiare come hanno speso i soldi della Comunità Europea, che sono destinati proprio a questo, e sono stati spesi malissimo. Andate a vedere sul sito della Regione a chi hanno dato questi soldi. Allora, la nostra idea, questa sta sul programma, è quella di creare una rete fra le PMI, le università, i centri di ricerca e la Regione, i corsi di formazione che devono essere pubblici, per fare in modo che ci sia possibilità innanzitutto di formare la gente, i giovani, su quelle che sono le professionalità emergenti, ma di ricollocare anche le persone che perdono il lavoro e che possono magari mediante un semplice corso di formazione e di aggiornamento avere la possibilità di reinventare una nuova professionalità ed essere inserite nel settore produttivo, no? Però questo va fatto solo se effettivamente c'è una rete fra le PMI, la regione e gli enti di ricerca, altrimenti non è. E noi questo ce l'abbiamo nel programma. Questo potrebbe essere una risposta. Posso soltanto aggiungere che non se ne accorge la stampa, non se ne accorgono i media, ma il 5 Stelle ha posto l'economia al centro assoluto del suo programma, dei suoi programmi locali e nazionali. Io ti dico da imprenditore che non ho ancora riscontrato in nessun programma di altro partito, ancorché ce ne sono alcuni che non si sono ancora delineati o manifestati, chiaramente, non ho trovato in nessuno di questi programmi un'articolazione di proposte così concreta, così diversificata come quella del 5 Stelle sull'economia, sulle piccole e medie imprese, sulle misure di sostegno per il lavoro. Quindi ti invito a leggere, adesso Giusy ti ha risposto specificamente, è vero che su questo fatto, ecco, specificamente ci sono proprio delle proposte strutturate sulla revisione completa delle funzioni delle società in house, quindi degli enti preposti a garantire lavoro, a garantire la formazione, e c'è stata una delle più grandi proprio opere di servizio, di simulazione che è stata fatta dalla regione sulla pelle dei lavoratori, insomma non c'è nessuno che abbia più credibilità del 5 Stelle per affrontare anche questi temi. Sicuramente, ma il discorso è anche poi un'associazione molto più largo, come dice giustamente Davide, però se mi disincentivi in qualche modo l'azienda che qui assumono sotto i 35 anni. Dicevo, è giusto quello che dice Davide, perché è un argomento che va affrontato bene, ma se mi disincentivi le aziende che assumono sotto i 35 anni, è chiaro che quello che ne ha 36 in qualche modo non ha realizzato. Non è vero, no. Possono fare assolutamente entrambe le cose. Esatto. Si possono fare assolutamente una cosa sull'età, una cosa sull'età. Bravissima. Marco. Anch'io ho lavorato in Inghilterra. In Inghilterra esiste un No Discrimination Act che regola le attività lavorative, e questa opposizione alla discriminazione non vale solamente per il genere, non vale solamente per la nazionalità, ma vale anche per l'età, né verso l'alto né verso il basso. È possibile discriminare se io cerco ad esempio una figura lavorativa e dico che deve avere un'età minima
di 20 anni, non lo posso fare, perché se mi arriva un 18enne, altrimenti io sono contro la legge. Per cui noi non dobbiamo pensare a come incentivare o disincentivare, dobbiamo fare pressione affinché in questo paese non sia possibile che ci siano delle ricerche di lavoro a parte sul tema, perché semplicemente è civiltà, è un atto di civiltà, negli altri paesi già avviene. E a me personalmente è capitato di cercare degli intervistatori per un sondaggio in Inghilterra, e io volevo delle persone non proprio giovanissime, per non, diciamo, scoraggiare anche le persone che andavano poi a essere intervistate. Mi hanno detto: signora, questo non è possibile, se le arriva un 18enne si deve prendere il 18enne. Io sono felicissima di questa cosa, naturalmente vale anche verso l'alto, per cui la mamma di una mia amica si è trasferita in Inghilterra, a 60 anni ha già cambiato 3 volte lavoro. Che problema c'è? Ultima domanda, Alberto De Vos. Ecco, io intanto volevo ringraziare perché da un po' seguo questo movimento e è una grande speranza, quindi tanti auguri a tutti e spero veramente che possiate fare qualche cosa di diverso. Possiamo, infatti, quello stavo dicendo è come un monito, qualcosa che mi ricorda a me per primo, insomma, è per questo che sono venuto qui, mi sembra che sono quasi più pochi che noi che siamo andati a sentire, però ho rimandato altre volte, una stavolta vado, sento, vedo e se posso fare qualcosa, se posso lasciare una mano a me, qualcosa, comunque già sono iscritto. Detto questo, volevo fare una domanda specifica e seguire un po' sulla salute in generale, tante cose sulla trasparenza in generale. Una cosa che non ho mai capito bene e che infastidisce, penso non solo me ma molti cittadini, è quando uno fa una prenotazione, cioè che fare una prenotazione, già adesso c'è il numero unico, che quello ha già un grande vantaggio, penso che si potrebbe fare anche qualche cosa in rete per vedere anche, cioè migliorare un po', ancora col telefono forse si potrebbe fare questo, che sarà una piccola proposta, però non ho capito se uno prende una prenotazione per tante analisi o diagnosi, esami diagnostici o quant'altro, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, per, diciamo, per l'ISTMAR, un ospedale per i denti, apparecchi, 1 anno, 2 anni, 3 anni. Se uno invece paga la stessa struttura, la stessa situazione, dopo pochi giorni o qualche settimana. Io questa cosa non l'ho mai capita bene, perché la struttura è la stessa. Allora non si potrebbe, magari aumentando di poco anche il ticket o quello che è, però lasciare e rendere veramente competitivo il servizio pubblico. E poi anche questo è la trasparenza, perché sappiamo tutti, non ce ne nascondiamo dietro a noi, qualcuno conosce sempre qualcun altro, conosce qualcun altro, ma alla fine in un modo o in un altro si riesce, chi riesce, alcuni sì, alcuni no. Quindi non è impossibile. C'è qualche cosa di specifico sulle liste d'attesa, sulla trasparenza e sulla possibilità di ridurle quanto possibile. Grazie a tutti. Grazie. Sulla sanità c'è stata una volontà regionale ma anche nazionale di privatizzare il sistema. La privatizzazione de facto è avvenuta portando le spese a un livello insostenibile, quindi si è spostato in modo artificioso l'interesse, diciamo, dell'utente privato cittadino al privato. Tu fai la telefonata, ti dicono che ci vogliono 2 mesi per un'ecografia, sei costretto ad attendere e a richiamare il privato. Quindi non è un caso che questo è accaduto. Le ASL romane sono, diciamo così, utilizzano sistemi software diversi, neanche si parlano, c'è un numero unico per le prenotazioni, CUP, che se lo chiami 3 volte da 3 risposte diverse, quindi è falsa anche la destinazione e l'utilizzo di questo numero. Bisogna razionalizzare la sanità, bisogna riportarla all'utilizzo, diciamo così, proprio. La sanità è un diritto costituzionale, va garantito. Nel momento in cui ti si dice che ci vogliono 2 mesi per avere un esame, questo diritto è venuto meno, quindi bisogna riportarlo alla carta costituzionale, e non è escluso che per questo si possa anche pensare a una nuova centralizzazione del sistema,
laddove la razionalizzazione del sistema attuale regionale non fosse sufficiente, non è da escludere, perché i costi probabilmente sarebbero inferiori. Quindi la risposta secondo me è questa: verificare effettivamente l'utilizzo di queste risorse, perché attualmente sono utilizzate male. L'urgenza, il medico di base può prescrivere l'intervento urgente entro due giorni le fatte venire. Sì, sì, ma l'urgenza non è un servizio che può essere diventare sistematico. Allora, se noi vogliamo affrontare il diritto alla salute come la carta costituzionale, quando arrivi in un pronto soccorso non posso essere tenuto come oggi 6-7 ore su una barella in una stanteria. Questo è inaccettabile. È inaccettabile, o anche di più, o anche di più. Gianluca, grazie, intanto un bocca al lupo a tutti. Una cosa che io mi sono trovato prima all'ospedale ultimamente, a parte vabbè, facevano proprio i cuscini e le coperte di lana per la gente al pronto soccorso, e qui mi sembrava una vera vergogna. E un'altra cosa, mamma, trovavo una patologia, adesso sta bene, ma dicevano che doveva fare subito delle analisi perché quello che c'aveva poteva essere una bomba ad urologeria. Ebbene, però lei non poteva fare la TAC, perché era una, perché non aveva il posto letto. Allora, in maniera burocratica lei non poteva salvarsi la vita, tra virgolette, se non fai la TAC. No, c'è la telecamera. Ah, se non fai l'attack non sai a che livello sta questa cosa così. E niente, diciamo reparto TAC poi. Il reparto TAC poi stavo anche giocando con le penne. Cioè, per una cosa che cioè, il paziente deve avere, a parte che non ci sono posti letto perché non ce n'erano. Gente di 4, 5, 6 giorni di 80 anni aspettare appunto il corso. E poi scusami, non puoi fare un attacco per sapere a che punto sta la tua condizione a pronto soccorso e ti aspetta al posto letto per farlo? Cioè, con l'attacco la sala per le tacche è libera, ci sono entrato io a aspettare un'azione fuori, e vabbè, ora arriverà un paziente con il codice e farà l'attacco, mia madre sta aspettando. No, non c'è nessuno. Un'altra cosa, un'altra domanda se posso. Ho un mio amico che lavora a elettronico informatico presso una società verso la Laurentina, non mi ricordo il nome della società, e mi ha detto può darsi che perderò il lavoro. Quindi ma come va a Embraer? Ho detto no, perché la mia società non ha fondi e quindi non può rimanere, il suo lavoro verrà dato in gara di appalto ad altre società e niente, perciò la nostra società può fallire. Ho detto vabbè, comunque voi vi faranno rientrare con una prossima società. No, noi ci manderanno via gente che lavora lì da 10-15 anni, ha fatto, si è comprata casa o la sta pagando, perché le case costano tanto, non è che voi siete un robetto e dici vabbè sto a posto. Non c'è un sistema per regolamentare queste nuove società? Magari questa vecchia non c'ha i fondi e purtroppo sta fallendo, deve chiudere. Queste arrivano queste nuove società, magari non possono fare una ricerca di, che so, vado a trovare l'appalto, lo vado a trovare lì, però intanto mi informo che operai ci sono qualificati, no? Che vado dove prendo e mando tutti per aria e poi i miei operai li porto io. A salvaguardare comunque le persone che lavorano in quell'edificio, in quell'azienda che cadrà, però rimangono. Cioè. Poi fa parte della burocrazia di questo. Sì, esatto, io volevo dire che uno dei grossi problemi, io sono un'anziana, lui è. Ecco, anziano di me di 2 giorni, io sono poi dopo di lui la più vecchia nel gruppo. Quello che ho notato in questi anni di lavoro è che quello che si perde, che si è perso, è il know-how, cioè è la conoscenza
che è il bagaglio, no? Che rende il paese ricco. Il bagaglio di esperienze che viene perso nel momento in cui un'azienda che ha lavorato 15 anni, 20 anni in un posto, quindi ha delle conoscenze specifiche sulla situazione, viene perso perché arriva subentro un'altra azienda. Questa è stata una cosa che ha depauperato proprio l'Italia in questi ultimi 30 anni, perché il modello americano, che è stato così, che piace tanto, no? È sempre questi americani, loro hanno questo modello americano dove, che è arrivato in Italia, è stato stravolto come al solito, no? Perché poi noi non siamo americani, è stato stravolto, quindi questo secondo me è uno dei problemi grossi che ha creato oggi un'Italia così povera di competenza industriale in tutti i campi del lavoro. Quindi io sono adesso appunto sul fatto di regolamentare queste cose, non lo so, ma sicuramente di tutelare le conoscenze che si hanno su un determinato ambito del lavoro, secondo me è una cosa che deve essere assolutamente attuata. Per aggiungere due cose, no? Perché purtroppo secondo me queste cose si risolvono in due modi. Uno, falso in bilancio, quindi mettere una legge che condanni il falso in bilancio perché le società falliscono o chiudono, perché non si sa come gestiscono i bilanci o cosa hanno combinato, e vanno sempre di mezzo i poveri, le povere persone che lavorano, cioè indipendentemente danno, cioè sicuramente, e così si perde il know-how. Perché persone che per 10 anni hanno fatto una determinata attività si ritrovano in mezzo alla strada, ma non per colpa loro, perché bisogna vedere come hanno speso i soldi in altro, e quello è il problema. Il problema è il falso in bilancio. La legge che deve essere fatta è che oggi se uno fa falso in bilancio non è punito, cioè, e questo è il problema fondamentale, cioè, è la trasparenza, questo. Pure negli ospedali bisogna vedere come gestiscono le risorse, perché non ci stanno i costi letto. E quei soldi che ti sono stati dati dalla regione, ma come li hai spesi? La TAC che ne può fare 100 al giorno, mi dimostri che ne fa 100 al giorno, perché ne fai 50? Questo bisogna vedere. Inoltre molte strutture sono private, il gemello è privato, quindi è normale che alla fine ti spinge a San Camillo, è normale che ti spingono sul pagamento anziché può darsi utilizzare quella struttura per l'ambito sanitario, diciamo, pubblico, no? Questo è un problema. Questi sono i problemi che bisogna andare, perché il pesce puzza sempre dalla testa, no? Bisogna andare lì a capire, a controllarlo ed eventualmente tagliarlo. Ma se vede il primario ha detto, infatti è un caso sbagliato che non c'è senso far aspettare una signora che viene in emergenza. Scusa, voglio dirti un caso specifico, non faccio nomi, però c'è un istituto privato che ha ricevuto dalla regione diversi milioni di euro. La regione per 8 anni non ha mai chiesto rendiconto, perché questo istituto per i motivi non è tenuto a dare il bilancio. Allora ci sono stati degli interessi ben precisi affinché questo istituto non venisse controllato. Allora questo istituto in questo momento è in crisi pazzesca, i dipendenti sono mesi che vengono pagati, è un famoso istituto conosciutissimo in tutto il centro sud, sono stati dati degli strumenti, tipo la regione ha finanziato la TAM, la TAC e cose del genere, qualche milione di euro. I gestori di questo istituto non hanno pagato i fornitori, sono spariti questi finanziamenti, i fornitori hanno messo sotto sequestro le apparecchiature e adesso non voglio fare nomi, però ne parleremo. E conosce lì, e lì va bene, e lì diciamo. Il problema è ci sono dei problemi molto reali, ci sono dietro delle cose molto pesanti, si sanno, basterebbe un minimo di buona amministrazione che queste cose funzionerebbero, perché l'istituto è sano, le competenze sono straconosciute, perché sono decenni e decenni che questo istituto ha una grandissima competenza, e la competenza è stata distrutta da partita gestione di pochissime persone che hanno investito questo denaro all'estero, e intervenuta la magistratura, sta intervenendo, cosa genere. Adesso però se entra gente onesta in regione si può fare. Grazie. Allora, il lavoro, per rispondere anche a Marco, non so se andato via anche il tema di prima, tutti quanti queste annotazioni, però quest'anno che sentiremo in regione probabilmente
apriremo degli sportelli, no, per ricevere la cittadinanza, per portare anche le richieste puntuali. Però tutti questi esempi li conosciamo perfettamente, altrimenti non ci saremmo attivati come cittadini, no? Allora, qual è il cambiamento che noi proponiamo? È molto semplice. I nostri territori hanno smesso di vivere. C'è una convenzione in atto dove si stanno ammazzando. L'economia, così come loro la stanno interpretando, non è l'economia viva che abbiamo sempre conosciuto. I termini fondamentali sono questi del movimento. Allora, se i cittadini parteciperanno e non ci lasceranno soli, probabilmente riusciremo a fare tutto quello che c'è da fare, perché anche se siamo 50 entreremo tutti, tutti questi singoli episodi sarà difficile gestirli, cari miei. Allora, il progetto è un atto, ripeto, li conosciamo questi problemi, li abbiamo affrontati per anni, come comunicazione li abbiamo divulgati, le reti sono pronti, siamo tutti informati. Bisogna agire e riportare la vita nei nostri territori. Significa riportare quelle parole che parlano di sviluppo, crescita, i modi per dipingere quello che vogliamo fare, per riportare non solo la nostra regione, ma insieme alla nostra regione e tutto il paese alla vita. Ce ne sono tanti. Però lo dobbiamo fare da soli, non ce la possiamo fare. Ecco perché poi questi incontri sono sempre più orientati a chiamare, entrare, cominciare a partecipare. Questo deve essere il messaggio che deve passare, perché tutti quanti gli altri li conosciamo. Entrate, cominciate a prendervi cura della politica, perché se non vi prendete cura della politica, questo l'ha detto Beppe, ma è bene chiarirlo, la politica si occupa di voi, o meglio, non si occupa di voi, si occupa dei propri interessi. Grazie. Io vi volevo dire solamente una cosa: il fatto delle tacche, delle risonanze magnetiche, proprio in quanto macchine, è una beffa, perché esiste una macchina inventata da un certo Petruccio, c'è sul giornale l'articolo, che è una testa quadra degli italiani, e che ha inventato questa che va con le onde elettromagnetiche. La passa, è un tubo, più o meno di questa lunghezza, 40 cm, lo passa così e vede se tu c'è il tumore o no. Punto. È questa è da fare. Però è sempre la solita cosa. Io lo metto su internet, viaggio, lo dico a tutti quanti e niente. Allora, voi dite questa parte. Bruno Veloccio. Vi faccio vedere la pagina. Grazie. Così saranno pure tutti questi milioni da dare a questo qua, e basta. Io chiudo brevemente, non volevo fare una domanda, ma dirvi che, come poi chi vuole, penso che sia il fulcro del 5 Stelle, vi metto a disposizione vostra il turismo. Potrei dire tante cose sul turismo, ma vi garantisco che se ne parla, ma sono quasi tutte, se passate il termine, stronzate, soprattutto sugli alimenti. Quando si parla di cucina gourmet o alimenti gourmet, è tutto l'incontrario di tutto. Per legge non possiamo più darli. Io faccio il cuoco da 25 anni, ho fatto lo chef per la Le Chateau, per la Via di Poter, ho preso una stella Michelin e tante. Ho comunque un bel curriculum professionale, ci ho dedicato la vita. Quindi vi metto a disposizione vostra, perché veramente uno dei primi indotti del Lazio, e la regione ha competenze assolute sull'hotelleria e sul turismo, e un bel indotto è il turismo. Purtroppo poi pubblicamente non posso farvi vedere quello qua perché andrei veramente in galera, ma lo metto a disposizione vostra. E no, non scherzo, se poi c'è anche qualcosa sul telefono ve la posso far vedere a quattro occhi. Quindi ritenetevi veramente a vostra disposizione, chiaramente gratuitamente, perché sto veramente dentro da tanti anni e conosco tutti su Roma. Una piccola cosa che prende anche il lavoro, nessuno sa, adesso c'è sta moda di fare tutti questi cuochi in televisione, blasonati. Guardate che c'è una schiavitù ormai nelle cucine. Tutti i grandi alberghi di Roma, se volete faccio i nomi, me ne prendo la responsabilità, lavorano con obiettivo lavoro, con Bangladesh e Pischellino. Sì, ma li vediamo. Quindi si dice, si parla sempre tanto, io sono un po' stufo, senti parlare tanto della cucina italiana, dell'hotelleria italiana, con loro ce l'hanno affossata. Quindi ecco, solo questo, come cittadino a disposizione quando volete. Bene, io penso che qualcuno vuole ancora dire qualcosa, Valentina, Corrado, e poi direi che abbiamo finito, andiamo in pace, in serenità.
questo è l'esempio di quello che noi intendiamo per la partecipazione. Mi ricollego a quello che hanno detto anche gli altri cittadini, sia esponendo problemi che parlando del programma. E mi ricollego anche alla presenza sul territorio, alla domanda che hai fatto te prima, Silvio. Noi siamo un esempio vivente di quello che è espressione del territorio. Siamo cittadini che ci siamo interessati, abbiamo rinunciato a dedicare parte del nostro tempo per altre cose e dedicarlo invece al territorio. Quindi noi siamo un esempio vivente e pratica di quello che è la presenza sul territorio. Ma soprattutto una cosa non va dimenticata, noi siamo e saremo, noi come anche nel resto d'Italia, anche i candidati poi nazionali, i vostri occhi, cioè lì dentro saremo i vostri occhi, per cui basta deleghe, non è che vengono esposti i problemi e dobbiamo sperare che il Movimento 5 Stelle o una persona, o Davide Barillari o Beppe Grillo ci risolva il problema. Non è questo, dovete partecipare, è importantissimo, e la trasparenza è legata anche alla, perché non sono soltanto parole, trasparenza e partecipazione, perché la trasparenza applicata in ogni settore, quindi vedere, pubblicare tutti gli atti di spesa in regione, così poi come agli altri livelli statali, ti permette di vedere come, dove vengono spesi i soldi. Quindi quello poi è fondamentale, come diceva Gian Piero prima, è dalla testa, pubblicare gli incarichi manageriali, le competenze, togliere la politica dagli ospedali, chi ha ruoli dirigenziali non deve essere un politico, deve essere lontano dalla politica, non deve avere avuto niente a che fare da almeno 10 anni, un punto che è presente nel programma che vi invito a leggere. Quindi partecipate, è fondamentale, ognuno di noi deve rinunciare a qualcosa, non è semplice, tutti quanti abbiamo famiglia, ci sono mamme, studenti, ognuno di noi ha qualcosa da perdere, però per guadagnare tanto, che è la democrazia, che finora non c'è stata. Grazie a tutti. Adesso la sua ce l'abbiamo. Grazie.